Prima di cominciare, ragazzi, vi invito, se non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube ed attivare la campanellina per non perdere futuri video. Inoltre, in descrizione troverete il link per il mio canale di Twitch e tutte le mie pagine social come Facebook e Instagram. Inoltre, troverete anche il link per aggiungere il gruppo di Telegram e il link per il sito di Instant Gaming dove acquistare giochi per PC e key per PlayStation, Xbox e Switch a prezzi veramente bassissimi. Mi raccomando, fateci un salto. Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio della run guidata su Bloodborne. Allora, ci eravamo lasciati qua all'interno dell'hub centrale, ovvero nel sogno del cacciatore. Abbiamo potenziato per la prima volta la nostra arma, portandola a più uno. Ora, non possiamo ancora livellare, ma possiamo parlare un attimino con lui. Tu devi essere il nuovo cacciatore. Benvenuto nel sogno del cacciatore. Ora questa è la tua casa. Io sono German, amico dei cacciatori. Di sicuro ora provi confusione. Cerca di non pensare troppo all'accaduto. Vai là fuori e abbatti qualche belva. È per il tuo bene. Sai, è questo ciò che fanno i cacciatori. Ti ci abituerai. Ok. Un tempo questo luogo era sicuro per i cacciatori. Un'officina dove i cacciatori rinforzavano armi e carni con il sangue. Non abbiamo tanti strumenti come un tempo, ma puoi usare tutto quello che trovi. Anche l'automa, se ti facesse piacere. Un tempo. Ok, non avremo molto altro da sapere da lui. Qui abbiamo anche il deposito dove possiamo appunto lasciare le nostre cose, ma per ora non lo faremo. Ok. Direi di andare a Yharnam Centrale, abbiamo sbloccato lo shortcut, quindi più o meno possiamo già arrovellarci dentro per l'area di gioco in maniera abbastanza agevole, possiamo girarla molto molto bene. Ora, quello che faremo è andare nelle fogne di Yharnam e cercare i nostri primi punti intuizione per poter livellare, cercando allo stesso tempo di non morire. Perché qui la morte non è indulgente come su Sekiro. Ok, eccoci qua. Allora, prima cosa, andiamo qua sulla sinistra e affrontiamo di nuovo lui. Diamogli qualche randellata. Benissimo. Ora, ci sono varie opzioni da poter fare. E vi consiglio sempre di uccidere questi nemici. Così possiamo anche farmarci i proiettili. Allora, non si apre da questo lato, ma possiamo raggiungere comunque quest'area da un'altra parte. Facciamo fuori anche loro. Ok. E anche lui. Questa città è finita. Quasi. Olè. Ora. Là. Anzi, di qua abbiamo i lupi. Che possiamo anche ignorare in questo momento. Quindi andiamo di qua e buttiamoci giù. Qui troveremo una rosetta di sangue fredda, che sono appunto altre risorse per i nostri echi. Poi abbiamo varie strade. Una è questa che ci permette di aprire la porta della casa. Successivamente abbiamo poi di qua i giganti che possiamo affrontare, facendoli un bel perry. Facciamone uno a testa. Ok, approfittiamo della sua animazione. Aia. Aia. Ok. Purtroppo non abbiamo ancora abbastanza forza per one-shottarli con un colpo. No, comunque ci facciamo un po' di fialette. Ok. Da qui possiamo scendere qua sotto
E qua troviamo un po' di cani ingabbiati. Possiamo far fuori, sono comunque echi a gratis. Questa gabbia si apre, ma tanto per noi non è un problema. Continuiamo a picchiare questi. Giù. Ok, in più, occhio perché qua ne abbiamo un altro. Ok, rip. Ora, proseguendo qua, troveremo, oltre che a un altro cane, un NPC con cui parlare. Oh, sei un cacciatore, vero? Beh, dunque, conosci qualche luogo sicuro? Allora, noi al momento non lo conosciamo, quindi evitiamo di parlarci, è uno spreco di tempo. Però, quello che possiamo fare è dirigerci qua, rompere tutti questi barili e cadere qua. Cadendo qua troveremo un sacco di oggetti appesi, quindi dobbiamo stare attenti, cerchiamo di non cadere. Allunghiamo l'arma e con l'R2 colpiamoli, facciamoli cadere. Uno. E poi anche di qua ne abbiamo un altro. Ok, state attenti a non cadere voi stessi, Cadrà un oggetto da una parte e uno dall'altro, quindi dobbiamo stare attenti. Rifugliamoci anche la vita, che non si sa mai. Qualcuno mi ha sparato? Ah sì, il nemico là ci ha aggrato. Solitamente non lo fa, va bene. Non è un problema. Per ora. Ok. Una volta arrivati qua, noi dovremo anche parlare con questo NPC. Ovvero Aileen, è una cacciatrice. Ah, sei un cacciatore, vero? Eh sì. Vieni da fuori? Sei rimasto invischiato in una brutta storia. Proprio stanotte, fra tutte le notti. Ecco, per dare il benvenuto al nuovo cacciatore. Grazie. Preparati al peggio. Non ci sono più esseri umani. Sono solo belve affamate, ora. Parliamoci ancora, però. Sei ancora qui? Che succede? Un cacciatore spaventato da quattro belve. Non importa. Sai, senza la paura non saremmo poi tanto diversi dalle belve stesse. E ci la scrollati il mantello. Ancora? Che cosa ci fai ancora qui? Smettila di fartela addosso dalla paura. Un cacciatore deve cacciare. Beh, adesso sicuramente è meno indulgente. Molto bene, una volta aver parlato con lei, non abbiamo molto altro da fare, quindi possiamo anche calarci giù. Da una parte abbiamo un drop e dall'altra abbiamo l'altro, in teoria. Esattamente. Però la caduta qui ci farebbe molto male, quindi dobbiamo andare un po' per gradi. Approfittiamo un attimino. Avrei voluto approfittare di questo nemico che passasse qua, però pazienza. Allora, non possiamo più risalire, quindi dobbiamo per forza cadere qua. Siamo fatti un po' male, ma neanche troppo. Ora, andiamo a fare del male a questo essere. Sì, facciamo un R2 caricato. Ancora. Ok, vabbè. Il viscera li abbiamo fatto per puro sport. Ci dà una fialetta molto utile. Ora, proseguendo di qua, abbiamo, in realtà poco, abbiamo dei nemici dall'altro lato, quindi io suggerirei di fare una cosa molto furba, ovvero andare prima di qua, con calma. Tra l'altro sotto abbiamo anche dei ratti, e andiamo a uccidere il nemico che ci spara con il fucile, che è esattamente qui. Ok, che può essere molto fastidioso. Poi, di qua invece abbiamo un oggetto e il nemico laggiù. Prendiamoci la bruciata.
da questa distanza dovremmo prenderlo. Ok, top. E due fialette gratis per noi. Buono. È rimasto l'ultimo nemico. E si trova quassù. Eccolo. Aia. Ecco, state attenti perché questo fa tanti attacchi. E non vogliamo essere chiusi in un angolino contro di lui. Vieni qua. Oh. Ok. Un bel parry e un viscera per lui. Molto bene. Ok. Una volta fatto fuori anche lui, abbiamo la possibilità di continuare qua. Quindi prenderci proiettili che avevo dimenticato. Qui possiamo un po' visitare la parte sopra del ponte. Abbiamo un po' di nemici con fucili. E in realtà con questo passaggio possiamo anche passare di qua. Passando di qua possiamo un po' esplorare meglio la zona. Ci sono un po' di corvacci, però non sono un grande problema. Cerchiamo di non farlo cadere questo, così non ce lo troviamo giù. Ok, molto bene. Qui abbiamo altri corvi. Uno, due. E tre. E qui abbiamo il quarto dei fratellini. Molto bene, ora pensiamo a questi con il fucile. Allora, uno è andato. Pensiamo all'altro. In fretta anche. Molto bene. Questo è molto fastidioso da affrontare il nemico con queste, con quest'arma. È anche più robusto perché vedete che non è morto con un visceral solo. Però comunque l'abbiamo sconfitto. Ci dà un frammento di pietra di sangue molto utile per portarci l'arma più 2. Ma non lo faremo subito. La rugiada. Rompiamo tutto qua. Ragazzi, dobbiamo ricordarci che abbiamo degli oggetti da prendere. E abbiamo dei proiettili. Laggiù abbiamo degli altri oggettini luminosi, vedete? Che però non possiamo prendere. Praticamente da qui vediamo quello che è un'armatura. Di là c'è l'armatura del cacciatore. Però da qui non la possiamo prendere ancora, purtroppo. Ora, abbiamo varie opzioni. Quella che più mi preme fare è buttarmi da su una di queste travi per prendere un oggetto, sperando di riuscirci. Ti prego, dimmi che ce la faccio. Ok, ottimo. Un altro frammento, molto bene. Da qui possiamo calarci giù. E qua abbiamo una scala, anzi due scale. Ma noi, come vi ho detto prima, vogliamo recuperare quei due oggetti. Quindi torniamo un attimino indietro e andiamo a prenderli. Qui, lì è da dove dobbiamo andare in pratica. Ok. Controlliamo un attimo. Dobbiamo aver lasciato nulla di intentato. Molto bene. Dobbiamo fare questo giro due volte. Quindi questa è la prima. Saliamo su e rotoliamo giù. Andiamo dal lato, boh, in realtà è uguale il lato in cui andiamo per primo. Vediamo. Buttiamoci qua. Dobbiamo stare attenti perché qua è pieno di ratti, quindi non vogliamo essere impreparati. Potenziamo la nostra vita al massimo. Qui ne abbiamo uno e qui abbiamo altri due rattacci. Prima li attaccate meglio è, perché loro hanno un attimino che vi annusano, hanno un'animazione un po' brutta. Ok, frammenti, quindi abbiamo altri due. Usiamo un R2. Così li colpiamo entrambi. Molto bene. E qua troveremo anche una conoscenza del folle. Questa è importantissima, ragazzi, perché la conoscenza del folle è quella che ci permetterà di sbloccare l'automa. Quindi utilizziamolo subito. E con il nostro punto di intuizione adesso l'automa si risveglierà nel sogno. Quindi girelliamo un po'. E torniamo su un attimo, perché abbiamo l'ultima l'ultimo oggetto da prendere.
Ok, eccoci qua. Rotoliamo giù. Picchiamo questo rattaccio. Ah, tra l'altro là c'è un oggetto che non ho preso, vabbè. Qui ci sono altri topi. Aia. Fanno un po' male all'inizio questi topi, ma poi arrivati a un certo punto non saranno più un problema grosso. E abbiamo la sega lancia, che è un'arma. La prima arma che droppiamo. Ok, ragazzi, ora potremmo direttamente andare a livellare, ma continuiamo un attimino l'esplorazione piuttosto, perché troveremo tante altre cose qui. Tante cose che possiamo fare, scoprire e inventare. Allora, qua, invece di calarci giù, andiamo sopra un attimo. Perché qua raggiungeremo un altro punto dove è possibile prendere l'intuizione. Che poi intuizione, punti intuizione qui non sono neanche giusti, sarebbero più conoscenze, ecco, vere e proprie. Sapienza. Si basa molto sulla conoscenza questo gioco, non sull'intuizione. L'intuizione è più a livello investigativo, diciamo, sembrerebbe. Ok. Qui abbiamo la seconda conoscenza del folle. Ora, qua abbiamo un nemico che possiamo magari uccidere con un R2 caricato dalla distanza giusta, tipo questa. Ok. Dacci anche le fialette, che schifo non ci fanno. Ora, qui sentiamo il Kerryon, ma prima parliamo con questa a questa porta. Miserabile straniero, pensi di convincermi ad aprire questa porta? Ah, per il cielo, quale abisso di depravazione. Riproviamo? Miserabile. Niente, non cambia molto la situazione. Molto bene, ora proseguiamo qua. Dirigiamoci in alto sulla scalinata. Oh. Non conosco la tua voce, ma riconosco l'odore. Sei un cacciatore. Allora potresti andare in cerca di mia madre. Papà non è mai tornato dalla caccia e lei è andata a cercarlo. Non ho più sue notizie da allora. Sono sola e spaventata. Offriamoci di trovare la madre della bimba. Davvero? Oh, grazie. Mamma, indossa una spilla di pietre preziose rossa. È davvero grande e bella. Non potrai non notarla. Oh, stavo per dimenticarmene. Se trovi mia madre, dalle questo Kerryon. Piccolo Kerryon. Suona una delle canzoni preferite di papà. Quando lui si scorda di noi, gliela facciamo ascoltare affinché si ricordi. Mamma è stata davvero sciocca a uscire senza. Mamma indossa una spilla di pietre preziose rossa. È davvero grande e bella. Non potrai non notarla. O se la troverai per favore. Ok. Ci dà questo Kerryon che ci servirà in futuro. Un futuro non molto lontano in realtà. Un piccolo Kerryon ricevuto da una giovane di Yharnam. La musica che suona le ricorda il padre e la madre. All'interno del coperchio c'è un foglietto di carta, forse un vecchio messaggio. Si distinguono malapena due nomi, Viola e Gascogna. Molto bene, abbiamo aperto anche qui la porta. Ma non vogliamo passare di qua. Noi vogliamo tornare giù ed esplorare ancora le fogne. Quello comunque è uno shortcut per raggiungere questa parte qua. Molto bene. Scendiamo qui le scale. Ora, da qua abbiamo già esplorato tutto più o meno. Non ci sono pareti invisibili o quant'altro. Anche se nei labirinti a volte ce ne sono. Nei calici, ma non nella storia principale. Non abbiamo nulla di intentato qua, ci siamo già passati. È giusto per farvi un pochino riorientare per quello che abbiamo fatto, perché tutte queste scale possono confondere. Io la prima volta mi ci perdevo tantissimo qui nelle fogne, ma poi una volta capite si fa tranquillamente. Ok,
È giunto il momento di calarsi di sotto qua. Questo è un puntaccio molto brutto. Perché è pieno di nemici. Tutti questi cadaveri qua sono nemici da sconfiggere. Quindi non indugiamo e cominciamo a suonargliene di santa ragione. Non sono molto forti in realtà, sono molto molto lenti. Ma non vanno sottovalutati perché il danno che fanno comunque, ecco, vedete che non è per niente poco. Solitamente si tende a non colpirne più di una alla volta, perché se ne colpite più di uno, poi risvegliate anche gli altri che colpite, quindi dovete stare attenti anche a loro poi, però insomma non è un problema, via. Ecco, vedete che comunque hanno delle braccia molto molto lunghe. Dovete stare molto attenti, ma se continuate ad attaccarli in maniera aggressiva riuscite a recuperare la vita che vi tolgono. Che comunque non sono molto rapidi ad attaccare, gli stannate con un colpo. Ok, è arrivata una fiala e dei proiettili, ben 10, che non sono pochi ragazzi, eh. Ora, qua abbiamo altri piccioni che cadranno, oltre che ad altri di questi nemici. Appunto, questi sono i piccioni caduti. Aspettiamoli un attimo. Vabbè, prima facciamo fuori questo allora. Ottimo. Ah, mannaggia. Ok, uccisi. Controlliamo bene qua, perché da queste parti si trovano altri oggetti molto interessanti. Ora, arrivati qua, abbiamo altri due piccioni e una marea di... altri tre, insomma, una marea no, però insomma, altri di questi nemici striscianti che è meglio far fuori. Maledetti. Da un momento all'altro la morte potrebbe prendervi, state attenti. Ok, sono anche più robusti degli altri. Fanno anche un attacco vomitevole. Letteralmente. Nel senso che vomitano loro, eh. Ok, fiale di sangue recuperata. E qui abbiamo due piccioni che... potranno darci un po' fastidio, ma non saranno un grande problema per noi. Ok, questo è caduto. Becchiamolo. Oh, l'altro. Molto bene. Ora, qui manchiamo purtroppo una zona importante, ovvero la zona delle fogne che sta là sopra. Infatti noi potremo venire da là, là sopra. Infatti vedete c'è anche una creatura da qua, non so se la vedete. E là c'è un oggetto che è l'armatura. Quella armatura adesso la andremo a prendere. In questo episodio prenderemo gran parte degli oggetti. Esploreremo quasi tutte le fogne. Ok. Là abbiamo un maiale. Noi abbiamo due opzioni: o correre contro il maiale oppure possiamo anche salire da qua. Salendo da qua vi faccio vedere dove andiamo. Anche se non è proprio il giro ottimale, è sempre meglio passare dal maiale. Prendendo queste scale noi arriveremo a questo ponte. Ponte che noi potremo attivare in realtà. Qui c'è un cane che non abbiamo ucciso comunque. Qui abbiamo un ascensore che possiamo attivare, vi consiglio di attivarlo subito. Attivando questo ponte noi torneremo qua dove abbiamo sconfitto i due giganti. Non so se avete presente. Questo ascensore era bloccato. Noi l'abbiamo sbloccato in questo modo. Vedete, qui c'erano due giganti che abbiamo sconfitto. E adesso noi torniamo giù. Molto bene. Ora, torniamo giù, perché non vogliamo attraversare questo ponte. Questo ponte è una trappola. Quindi scendiamo. E non dobbiamo farci intimorire da questo maialino, perché non è per niente forte. Corriamo l'incontro, non dobbiamo permettere di caricarci mentre siamo qua nel corridoio. Ok, avviciniamoci e giriamo l'intondo. Andiamoli dietro. R2. Aspettiamo che faccia uno dei suoi attacchi. Vabbè, continuiamo ad attaccarlo allora. Quando fa questo attacco stiamoli dietro. R2 caricato e poi possiamo fargli un visceral. Molto molto brutto. Qui troviamo una rugiada di sangue freddo. E lui ci dropperà altre fiale di sangue molto utili. E abbiamo il corpo che sembra essere quello di un cacciatore.
Questo è molto probabilmente un abitante, ma non è detto. Questo sembra proprio un cacciatore, ragazzi. Questo è il corpo di un cacciatore morto. E infatti ci dà lo stemma da cacciatore con sega. Questo è uno stemma molto importante. Gli stemmi sono fondamentali per sbloccare le armi. Stemma creato nell'officina molto tempo fa. Attesta l'abilità nel ruolo di cacciatore di belve. L'officina non c'è più e nessuno riconosce più questo inutile stemma, con l'eccezione dei messaggeri nella vasca, che ne comprendono il profondo significato. Certe cose possono essere affidate soltanto a un cacciatore in possesso di questo stemma, o almeno così essi credono. Molto bene. Una volta fatto fuori il maialino, non proseguite qua perché c'è un burrone e non capisco bene perché ci sia. Forse, boh, è una trappola per magari chi vuole buttarsi e vedere cosa c'è. In realtà si muore e basta lì. Bensì, torniamo qua sopra. Saliamo. La scala molto molto lunga. Anzi alta, non lunga. Perché è lunga. E arrivati qua, saliamo. Ora. No! Volevo premere X per scendere, volevo provare a fare una cosa e farvi vedere che potevamo farlo cadere, in realtà sono caduto io. Si taglia. Ok, rieccoci qua, siamo dal maiale. Ho evitato di uccidere i nemici perché voglio dimostrarvi che è possibile finire il gioco anche tranquillamente senza farmare, in realtà. Quindi usciamo di qua e raccogliamo di nuovo i nostri echi. Andiamo via di qui. Ora, in teoria a volte quando si... quando quel nemico colpisce da fuoco a quella palla di fieno, dovrebbe colpire anche quel nemico grosso col mattone. Solo che quella volta, quel precedentemente non l'ha fatto. Quindi vediamo se adesso lo farà. A quanto pare l'hanno corretta questa cosa. È full vita. Vorrei provare a fare una cosa però. Ok, no, non è mia possibile. Facciamo fuori questo. Ok. Ok, è un po' ignorante. Aia. Cerchiamo di andare di dietro e fargli un visceral, dato che quando non vi riesce di fargli un parry, non vi intestate, andate di dietro a questi nemici e fategli un R2 caricato, che è semplice quasi allo stesso modo. Allora, noi perché non siamo passati dal ponte? Perché appunto quella palla di fieno ci avrebbe colpito. In questo modo invece ha colpito tutti, o quasi tutti i nemici che stavano qua. Quindi possiamo approfittarne, andiamo qua un attimo, sconfiggiamo quelli che sono rimasti. Ovvero questo. Molto bene. Prendiamoci una fialetta. Non è rimasto molto altro. Ora. Da qua in realtà non possiamo fare molto altro. Questo è un passaggio che ci serve per arrivare a uno dei boss. Ma noi non vogliamo questo. Noi vogliamo esplorare l'ultima parte delle fogne per prenderci la nostra armatura. Quindi per arrivare là abbiamo una strada molto definita da fare. Non ammazzerò ancora questi nemici, non voglio farmare. Allora di qua. Gli unici nemici che probabilmente ucciderò saranno i lupi, perché sono quelli più fastidiosi. E questi che sono dentro la casa. Ok, no, questo non mi insegue. Ok, nice. Questi sono gli unici nemici che ucciderò di nuovo, perché mi serve passare da questa parte. Purtroppo, quindi dovrò farli fuori. Non li ho grati, ok, adesso sì, uno. Venghi, venghi, signore, venghi. Ok. Boom.
spada bomba. Ok, non volevo fare questo. Questo lo spariamo. Un proiettile va bene a sprecarcelo. Calcoliamo bene le distanze. Uno e due. Standandolo in questo modo è molto utile perché avete tutto il tempo per recuperare. Semplicemente camminando all'indietro. Vedete? Boom. È anche un ottimo modo per farmarsi le fialette ora. Una volta passati da qua, aver ucciso quei lupi, dobbiamo tornare qua all'inizio. E tornando qua, dobbiamo scendere. Qui abbiamo l'ultimo posto da esplorare prima di affrontare i primi boss, che però faremo nel prossimo episodio. Qui abbiamo un dei ciottoli, non un ciottolo, 10 ciottoli. Qui abbiamo, inoltre, frammento di pietra del sangue, un altro. Possiamo già portare l'arma più 2. Ne abbiamo qui un altro. Ora, rompiamo questo e utilizziamo la scala qua per scendere. Potremmo anche scendere qua, ma insomma, ci serve al giusto. Poi scendiamo qua. E poi da qui scendiamo giù. Olè. Ora, qua ragazzi abbiamo un problema, ovvero questo. Questo è uno dei nemici più forti. Andiamo lì sotto. Attacco dall'alto. È uno dei più pericolosi questo perché attacca in modo molto sgarbato. Con un R2 caricato alla giusta distanza la possiamo far fuori. Ci dà anche 2 fialette che non sono per niente male. Da qui abbiamo la possibilità di risalire se volessimo. Ma noi non vogliamo farlo, almeno per adesso. Ora, guardiamo bene ed esploriamo. Qui abbiamo altri 2 nemici. Anche questi molto rognosi. Un Perry. Primo è andato, ci dà anche 2 fialette. Pensiamo adesso, questo è quello più pericoloso. Ecco, lui è il più pericoloso, ragazzi. Perché fa attacchi molto strani. Vedete? Però, con il giusto Perry, lo possiamo far fuori. Come vedete resiste ancora, ma facendoci sotto lo ammazziamo adesso. Ecco, lui è uno dei motivi per cui all'inizio non vogliamo prendere la pistola ma l'archibugio. Perché molto spesso quando lui sta a fare gli attacchi, essendo molto longilineo, molto secco questo nemico, evita i nostri proiettili della pistola normale. Quindi talvolta i nostri parry contro di lui non vanno proprio. Comunque, una volta fatto fuori lui, guardiamo bene nei paraggi. Non dovrebbe esserci nulla in realtà qua di lasciato alle spalle. Quindi cerchiamo adesso di prendere questo oggetto. Dimmi di sì, bravo. Come sono migliorato? Abbiamo un sangue freddo che è molto utile, ci permette di livellare. Ora scendiamo giù. Ecco, qui abbiamo un po' di topacci. Facciamoli fuori, perché dietro l'angolo là abbiamo un nemico che vogliamo affrontare da solo. Ok, eccolo qua. È un altro di quelli che abbiamo già affrontato. Ok, Perry. Vabbè, è caduto di sotto, credo sia morto. Oh, forse no. Vabbè, non importa. A noi ci interessa questo, il cappello, l'abito, i guanti, i pantaloni da cacciatore. La nostra armatura finalmente potrà essere cambiata. Saremo decisamente più robusti e più molto, molto più fighi. Eccoci qua, vai. Ora sì che siamo un vero cacciatore a tutti gli effetti. Proseguendo da questa parte, troveremo qualche altro passaggio molto interessante. Un po' di topacci, come sempre, che male non fanno. Cioè, oddio, in teoria fanno male, però li abbiamo imparati a gestire ormai. Ok. Guardate quanti topi. Non vogliamo mai aggrarli tutti insieme, perché potrebbe essere un problematico se non gestirli. Ok. Eccoli qua. Fanno questo balzo in avanti molto lungo. Infatti molto spesso vi prenderanno. Ma non è un problema. Ok. Sconfitti tutti loro, possiamo in teoria andare indietro nel sogno del cacciatore, perché abbiamo praticamente fatto tutto quello che volevamo fare. Vedete, questa quella era la zona da cui eravamo prima.
la scala dove siamo saliti, dove abbiamo poi incontrato la bambina più avanti, e qui dove siamo scesi. Ora qui troveremo molto probabilmente di nuovo il nemico, ma io questa strada non la voglio rifare, quindi io utilizzerò uno dei marchi del cacciatore ardito che ci ha dato Eileen, che ci permetterà di risvegliarsi senza perdere gli echi del sangue, quindi utilizziamolo. E andiamo direttamente a livellare il nostro personaggio, che è molto molto importante. Una volta fatto questo, livelleremo anche l'arma, perché abbiamo abbastanza oggetti per l'upgrade almeno al più 2. E nel prossimo episodio faremo Gascogne e Chiarire Cobelva. E poi proseguiremo verso la tomba di Oidon, eccetera. Ok. Torniamo al sogno del cacciatore. Ok, qui abbiamo anche... con il suo punto di intuizione ci danno la campana per la cooperazione. Ora, con il nostro punto di intuizione l'automa si è risvegliato. Salve, buon cacciatore. Sono un automa. Veglierò su di te in sogno. Nobile cacciatore, segui gli echi del sangue. E io li incanalerò nella tua forza. Caccerai belve selvagge e io sarò qui per te a rinfrancare il tuo spirito malsano. Ok, parliamo, anzi incanaliamo i nostri echi. Molto bene, che gli echi divengano la tua forza. Lasciami avvicinare. Ora chiudi gli occhi. Gli occhi in realtà non li chiudiamo. Livelliamo parecchio la nostra vita, portiamo la più 20, la nostra resistenza a più 12. La nostra, il nostro attacco più o meno va bene, non vogliamo morire spesso. Anche se io tendenzialmente tendo a appare l'attacco. Hai parlato con German? Egli è stato un cacciatore tempo fa, ma ora è un semplice consigliere. Egli è oscuro, invisibile nel regno dei sogni. Eppure egli è qui, in questo sogno. Questo è il suo scopo. Ah, i piccoli, gli abitanti del sogno. Trovano i cacciatori come te, li adorano, li servono. Non proferiscono parola, ma non sono dolcissimi. Beh, dolcissimi è una parolona. Gli abitanti del sogno sono appunto i messaggeri. Ora, raccogliamo anche la campana del vecchio cacciatore. Permette di evocare gli NPC. E ora, rinforzare l'arma possiamo. Abbiamo 6 frammenti, quindi facciamolo. Ora, qui ce ne chiede 8 per portarla a più 3, che adesso non è ovviamente il caso. Ma abbiamo anche un bel po' di oggetti, abbiamo 7 di questi. E anche la rugiada di sangue freddo, la rugiada di sangue freddo 3 e sangue lento 5. Ma adesso li vedremo di nuovo nel prossimo episodio. Dunque ragazzi, nel prossimo cominceremo a affrontare un po' di boss e dobbiamo prepararci. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Vi ricordo, iscrivetevi, attivate la campanellina, commentate, lasciate mi piace e condividete il video per aiutare il canale. Bye bye!